Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questi bellissimi fiocchi con il punto coccodrillo e vedete che qua per unirli ho usato diverse modalità. Questa fascetta, il filo tutto intorno e nel tutorial ve ne presento una terza. Così diciamo avrete varie modalità di unione di questi fiocchi, ma vediamo cosa occorre. Naturalmente potete usare il filato e l'uncinetto che volete, quindi più l'uncinetto sarà grande e più verrà il fiocco più grande, idem con il filato. Io per questo del tutorial userò questo filato misto bambù, quello che ho usato anche per il braccialetto in bambù, poi vi lascio il video se non ve lo ricordate, un uncinetto da 5. Prima di iniziare vi spiego solo una cosa, noi andiamo a lavorare, vedete, due parti. Praticamente noi lavoriamo questa prima parte e questa seconda parte uguali identiche e poi le andiamo a unire. E in mezzo, vi dicevo, adotteremo diciamo queste varianti, questo in base al gusto o anche alla destinazione di questo fiocco. Quindi ho la fascetta, ho il filo intorno oppure questa che vedremo adesso insieme. Partiamo subito facendo 13 catenelle. Come sapete, se non lo sapete, ve lo dico adesso, il punto coccodrillo diciamo ha bisogno per essere sviluppato di una base, i famosi punti V, cioè i punti formati da una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso vediamo tutto passo passo, non vi preoccupate. Quindi fatte le 13 catenelle noi aggiungiamo 3 catenelle e sarebbe la nostra prima maglia alta, un'altra catenella, quindi ne aggiungiamo 4 in totale e vedete io ho lasciato il dito proprio per non perdere il punto, comunque ovviamente sulla quinta catenella andiamo a puntare di nuovo l'uncinetto e a fare il nostro primo punto V facendo un'ulteriore maglia alta. Ed ecco qua, vedete il punto V. A questo punto dobbiamo fare una catenella e andare a saltare le due catenelle di base, perché la sequenza che dovremo seguire è punto V, maglia alta, punto V. Quindi una catenella, saltiamo due catenelle di base, facciamo una maglia alta. Dopo aver fatto la maglia alta, di nuovo una catenella, di nuovo saltiamo due catenelle di base e sulla terza andiamo a fare un ulteriore punto V. Il punto V, vi ricordo, è formato da una maglia alta, una catenella e una maglia alta. A questo punto di nuovo una catenella, saltiamo ancora altre due di base e sulla terza questa volta invece facciamo una sola maglia alta singola diciamo, e poi concludiamo sempre una catenella, quindi tutto è intervallato da una catenella. Concludiamo, abbiamo questi ultimi tre punti, vedete, sull'ultimo andiamo a fare l'ultimo punto V. Alla fine di questo primo giro abbiamo praticamente tre punti V e due maglie alte, vedete? In questa maniera, e questi punti V sono lo scheletro del nostro punto coccodrillo che adesso andiamo a fare. Nel secondo giro allora lavoreremo in questi punti V 5 maglie alte, una catenella e 5 maglie alte. Per farlo entriamo nella prima colonnina dell'ultima maglia alta con una maglia bassissima, 3 catenelle e andiamo a lavorare poi altre 4 maglie alte, quindi un totale di 5 maglie alte su una maglia alta del punto V. A questo punto, fatte queste maglie, facciamo una catenella e dobbiamo girare il lavoro. Adesso vi zoom un pochino per farvi capire che dobbiamo lavorare. Vedete, vi conviene piegare il lavoro, vedete, in questa maniera, ed entrare qua dentro, vedete, in questa asola qui. Questo è molto importante a non girare, altrimenti non vi viene bene la scaglia proprio del coccodrillo. E andiamo a fare ovviamente altre 5 maglie alte, perché appunto la scaglietta diciamo del coccodrillo è costituita da 5 maglie alte, una catenella e 5 maglie alte. Ed ecco qua la nostra prima scaglietta, vedete, delle 3, perché abbiamo appunto 3 punti V per questa linea.
Adesso andiamo, abbiamo la maglia alta, vedete, singola, e andiamo a fare semplicemente una maglia bassissima. Quindi su ciascuna maglia alta singola, senza fare catenelle, niente, direttamente andiamo a fare una maglia bassissima. E ci prepariamo a lavorare ovviamente l'altro punto V. L'altro punto V, eccolo qua, lo dovete individuare bene e vedere bene dove entrare. Vi consiglio sempre, vedete, di girare un pochino il lavoro in questa maniera. Lo individuate, lo tirate un pochino su e tenete proprio le dita, lo tenete proprio bene con le dita, in modo da evidenziare proprio il punto in cui dovete entrare. Perché quello che succede più spesso, soprattutto le super principianti, è quello poi erroneamente di prendere anche l'altro punto V, quindi si piegare sì, però dovete sempre tenere in evidenza una sola asola, una sola maglia alta. E facciamo le nostre 5 maglie alte. Dopodiché di nuovo una catenella e girate, vedete? Girate piano piano il lavoro e anche qui dovete essere attenti a individuare l'altra parte del punto V e entrare. Una volta che avete poi fatto la prima, naturalmente vi è tutto molto più semplice. Quindi individuate, piegate e continuate a fare le 5 maglie ed ecco anche fatta la seconda scaglietta, vedete? E lo stesso procedimento lo facciamo anche per la successiva maglia alta singola, in cui vi ripeto facciamo una maglia bassa direttamente, senza fare spazi da catenelle, niente. E poi a questo punto siamo pronti a lavorare l'ultimo punto V. E l'ultimo punto V, ovviamente ci giriamo intorno, piegate perché secondo me appunto è più facile lavorarlo e lavoriamo la nostra sequenza di 5 maglie alte, una catenella, giriamo di nuovo il lavoro e di nuovo 5 maglie alte. Ed ecco cosa abbiamo finito questo secondo giro, dove adesso andiamo a lavorare nei buchini il punto V e nello spazietto tra le due scaglie la maglia alta, perché dobbiamo ricreare lo scheletro del nostro coccodrillo. Allora entriamo, giriamo il lavoro, entriamo con una maglia bassissima nel buchino, 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, più una che è lo spazio da una catenella e un'altra maglia alta, il nostro primo punto V. Una catenella e una maglia alta invece nello spazio, cioè sarebbe nella maglia bassissima, ma non dovete essere così precisi, l'importante è che siete nel mezzo tra le due scaglie. E di nuovo una catenella e un punto V nella scaglietta, nel buchino della scaglietta e così via fino alla fine. Ovviamente abbiamo di nuovo lo scheletro, vedete, per fare altre 3 scaglie e abbiamo sempre mantenuto il numero di 3 punti V. Di nuovo quindi ripetiamo, entriamo nel punto, proprio nella maglia alta del punto V, una maglia bassissima e intorno andiamo a lavorare 5 maglie alte e poi finite le 5 maglie alte facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare sulla seconda maglia alta del punto V le altre 5.
maglie alte che formano appunto la scaglietta del nostro punto coccodrillo. Maglia bassissima nella maglia alta solitaria, vi ricordate? Di nuovo andiamo a girare il lavoro, mi raccomando, molto importante girare bene il lavoro, individuare bene dove entrare e andiamo a fare di nuovo ovviamente le nostre 5 maglie alte, una catenella e 5 maglie alte. Ecco qua, fatta anche la seconda, ripeto, nella maglia alta singola una maglia bassissima e poi andiamo a fare anche a lavorare anche l'ultimo punto V. Allora, il filato di bambù è molto bello, molto scivoloso, ma ovviamente pochissimo, zero ritorto, quindi ogni tanto è un po' faticoso lavorarlo. Però mi piaceva avere in questo caso, siccome il fiocco è abbastanza grande con un uncinetto da 5, mi piaceva avere questo effetto più morbido. E dicevo, continuiamo a lavorare il nostro ultimo punto V. Ecco qua, finito anche questo quarto giro. Dobbiamo andare a fare un ulteriore giro di punti coccodrilli, quindi primo giro di punto V, lo fate all'interno del buchino della scaglietta punto V, girate il lavoro, maglia bassissima nel buchino e punto V. Nello spazio tra i due buchini, qui in mezzo, invece la maglia alta, il tutto intervallato da una catenella, quindi su questo è chiaro. Dopodiché andrete a fare di nuovo la lavorazione delle scagliette del punto coccodrillo lavorando intorno ai punti V le 5 maglie alte, una catenella e 5 maglie alte. Andate avanti qui da soli e poi vi faccio vedere come finire questo primo pezzo. Ecco qua, vedete, ho lavorato un totale quindi di 6 giri, 3 giri di punto coccodrillo, vi si piega normale. Adesso andiamo a fare semplicemente 2 giri di maglie basse, però il primo lo facciamo in questa maniera. Una catenella giriamo il lavoro e vedete qui dentro, intorno diciamo all'ultima maglia alta, senza essere precisissimi, lavoriamo una maglia bassa. Mentre nel buchino, vedete, lavoriamo due, nel buchino della scaglietta ne lavoriamo due e invece intorno, vedete, quindi prima della maglia alta e dopo lavoriamo una maglia alta, praticamente ne lavoriamo tre, nel senso una prima della maglia alta qui, vedete, una nella maglia ex maglia alta e un'altra invece subito dopo. Ok, quindi è in questa maniera. 1, 2, 3. A questo punto di nuovo nel buchino andiamo a lavorare 2 maglie alte direttamente e di nuovo ci troviamo nella situazione ex maglia alta, quindi vedete qui poco prima una maglia bassa, poi nella maglia alta una maglia bassa e poi una maglia bassa successivo nello spazio successivo e di nuovo nel buchino 2 maglie basse e attenzione a fare anche una maglia bassa nello spazio dell'ultima maglia alta, vedete questo qui, avremo così 14 maglie basse. Adesso dobbiamo ripetere, ma abbiamo a questo punto i punti ben messi, quindi dobbiamo fare un semplicissimo giro di maglie basse e quindi lavorare altre 14 maglie basse. Ecco qua, a questo punto possiamo tagliare il filo. Beh, questo filetto poi lo sistemeremo, non è un problema. Allora, adesso dovete fare la stessa identica cosa, perché vi dicevo all'inizio dobbiamo fare due pezzi.
Ecco qua i miei due pezzi, naturalmente uno dei due pezzi deve avere il filo un po' più lungo, una codina un po' più lunga, perché adesso andiamo semplicemente a cucirli, ma prima dobbiamo sistemare i fili in eccesso, tranne ovviamente il filo lungo per cucire. Come facciamo? Ormai lo sapete, prendiamo il nostro ago, portiamo sul retro il filato e lo andiamo ad infilare laddove la lavorazione è più fitta. Una volta sistemati tutti i fili, siamo pronti a cucire le due parti insieme, due parti che sono identiche e quindi finiremo, tutte e due le parti finiscono con 14 maglie basse. Facciamo altro quindi che posizionare in modo parallelo e preciso i punti delle due parti, vedete le maglie di tutte e due le parti, e quindi con l'ago passiamo attraverso tutti e due i punti, vedete, da una parte e dall'altra, in questa maniera. L'unica accortezza che vi suggerisco è quella di tirare un pochettino, vedete, sto tirando un pochino. Questo agevola, diciamo, la forma del fiocco, prima poi della rifinitura finale nel mezzo, naturalmente. Ed ecco l'effetto una volta cucito. Adesso vi dicevo già all'inizio che abbiamo tre modi di rifinire questo fiocco. Uno è questo qui, ovviamente prendendo il filato, quello che volete, anche un altro colore, e girandoci intorno avrete questo effetto molto carino. L'altro effetto invece è quello di creare una fascetta. La fascetta in questo caso io l'ho creata facendo 4 catenelle, quindi in sostanza lavorando 3 maglie basse per la lunghezza ovviamente che ci serve in base alla dimensione del fiocco. 3 maglie basse sono sufficienti, secondo me la fascettina non deve essere troppo larga, e poi l'ho cucita insieme. Un altro modo che voglio mostrarvi, ancora più semplice, è quello semplicemente di ripiegare, vedete, in due e di unire questo pezzettino. Quindi senza fare cose ulteriori nel centro, ma semplicemente unendo le due parti. Io ve le volevo mostrare queste tre modi, perché dipende un po' anche questo fiocco che destinazione ha, naturalmente. O se volete aggiungere anche altre cose, potete semplicemente cucire le due parti e vedete che verrà lo stesso un bellissimo risultato. Quindi ripeto, cucitura semplice unendo due pezzi insieme, quindi niente di più semplice. Oppure creare una fascettina con pochissime maglie basse, quindi così, queste sono addirittura 3 per la circonferenza che vi serve, chiuderla. Oppure più semplicemente anche arrotolare il filo su se stesso. Devo dire che la cucitura semplice per un fiocco grande forse è l'ideale, che dà questo effetto farfalla. Ovviamente acquistando per esempio delle basi per spilla, questi fiocchi possono appunto essere applicati anche a sciarpe, a cappelli, quello che volete. Oppure il classico uso, classico fermaglio. Queste basi io le acquisto addirittura al mercato, quindi insomma sono molto facili da trovare. Lo infilate magari prima di fare la fascetta o il nodo, in questo modo diciamo sarà più ancorato e andate poi a cucire. Oppure il classico, sempre da infilare prima, più o meno grande elastico, per appunto fare un elastico per capelli. Queste sono le mie varianti, spero di avervi dato uno spunto per realizzare tanti bei fiocchi, spero vi sia piaciuto il tutorial, e se sì mettete mi piace, perché è molto importante per me capire se appunto questi tutorial vi piacciono o meno. E naturalmente vi invito sempre a mandarmi le foto dei vostri lavori realizzati con i miei tutorial. Vi lascio nell'end card il video consigliato e vi aspetto naturalmente al prossimo video.